il nome più votato in assoluto è... Rullo di tamburi! Oh. Ciao dolci unicorni! Allora, stavate aspettando da un bel po' di tempo il video dove vi sveliamo il nome del nostro coniglio, che prima era Lola. Eh già, prima era Lola, poi abbiamo fatto la visita e ci hanno visto il pisellino. Sì, è maschietto, e il nome l'avete scelto voi. Ma prima di svelare il nome che avete scelto voi, vi dobbiamo dire una cosa molto molto importante, un po' bruttina, però molto importante, alla quale dobbiamo veramente dare molta molta attenzione. Ma prima arriviamo a 8000 like per il nostro patatino patatoso. E adesso vi spiegherò nel dettaglio quello che è successo. Siamo stati dal veterinario anche oggi, praticamente siamo tornati da neanche una mezz'oretta, infatti ho posato il nostro principino qui in gabbia perché è spaventato e abbastanza traumatizzato, perché l'abbiamo portato dal veterinario. Allora, partiamo dal presupposto che questo video del nome già lo dovevamo registrare prima, solo che abbiamo notato una cosa nel nostro patatino, ovvero, ve lo ricordate che quando siamo stati dal veterinario avevano detto che aveva lottato con un altro coniglio e quindi gli erano spuntate delle piccole lacerazioni all'orecchio? Bene, aveva fatto anche le analisi delle feci ed era risultato tutto a posto e tutto negativo, ma in questa settimana il nostro patatino è peggiorato, ovvero gli sono spuntati praticamente per tutte le orecchie queste cose qua e non sono buone, non sono affatto buone. Noi abbiamo preferito prendere subito appuntamento dalla veterinaria, proprio che si occupa di esotici, e ha detto che si deve fare ulteriori controlli, che si dovrà fare un'ecografia perché possibilmente è una rognetta un pochettino più complicata da curare e soprattutto potrebbe avere dei parassiti intestinali che non si vedevano nel precedente esame. E siccome noi ci teniamo veramente tantissimo ai nostri animali, li portiamo perennemente dal veterinario perché comunque ci fidiamo, perché comunque noi siamo esseri umani e possiamo sbagliare. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che la maggior parte dei conigli, la maggior parte anche dei porcellini, anche se nei porcellini un po' meno, si trovano spesso già con la rognetta dal negozio. Infatti ci hanno detto che, dato che noi ce l'abbiamo da neanche una settimana, la rognetta ovviamente già era in pre-incubazione dal negozio, e questa cosa mi dà parecchio fastidio, però va bene. Ma guardate che bello, no, cioè, piccolino, amore mio, ora ti curiamo, cucciolo. Assolutamente, ma poi è bravissimo, ragazzi, stiamo notando che è bravissimo, si fa fare tutto, non morde, anzi lecca, non morde. Ah, a proposito di leccare, dobbiamo anche oggi andare a ritirare delle medicine tramite gocce che gli dovremmo dare nei prossimi giorni, e quindi è una cosa che comunque è lunga come cura, ci hanno detto, ma soprattutto siamo in ansia per l'ecografia che sarà fatta nei prossimi giorni, perché si deve fare, si dovrà fare, penso, un'analisi del sangue, cioè non sono cose invasive, non si farà male, non sentirà dolore, però lo dobbiamo fare perché lo dobbiamo curare, deve tornare col suo pelo splendente. Amore mio, lui mangia sempre il fiore. Amore, ma chi c'è? Dalla mamma sei, amore mio, dalla mamma sei. Guardate che piccolo, cioè è bravissimo, è veramente super mega iper bravo. Noi di solito, come vi abbiamo già detto, lo facciamo girare per tutta casa, solo che in questo momento ha veramente paura, cioè è triste l'amore mio. È anche un po' stanchino. È stanco, ha già mangiato, ha bevuto e quindi adesso si riposerà un pochettino e poi gli faremo fare magari una bella passeggiata per tutta casa, magari nel pomeriggio, così si rilassa e giocherella un po'. Amore mio, ma chi c'è? Sì, amore, avete visto anche nel musetto ce l'aveva, cioè è una cosa che si deve per forza curare, si deve per forza vedere, ma noi ce la metteremo tutta, lui è fortissimo. E fateci sapere giù nei commenti se volete dei video aggiornamento, se comunque vi interessa sapere le sorti del nostro principino, fatecelo sapere giù nei commenti. Se volete delle novità, comunque dei video aggiornati dove noi vi spieghiamo e speriamo che non sia niente di grave, perché sennò veramente, cioè, io lì mi prendo troppo di ansia, però no, mi conoscete. È patatino, piccolo patatino. Ma guardate come si stira il mio piccolo patatino. Che carino. Ma che bello.
ma ti stai riposando? Sì, amore, lui si sta riposando. Ma che paladino! Ora lo lasciamo riposare, così lui si riposa e magari più tardi gli facciamo fare una corsetta per tutta casa. Ed eccolo qui, il nostro piccolino! Finalmente un pochettino in giro a farsi una bella passeggiatina per il nostro corridoio. Sì, che carino, che puccio! Ma guardate che bello! E lui si sta, ora lui corre, tipo, ma, cioè... Che bello, cioè. E lui corre. Sto notando che è una piccola cacchina nel sedile. Piccolo. Ma siamo giunti al momento tanto atteso, ovvero il nome. Ok, ci siamo. Questa volta sappiamo che è maschio, che non è più Lola. Adesso abbiamo una risposta. Abbiamo fatto scegliere a voi il nome tra Lolo e Lilo. Allora, avete votato in tantissimi. 5.000 commenti, ragazzi. 5.000 commenti. Abbiamo visto tutti i vari commenti. E il nome più votato in assoluto è Rullo di tamburi. Oh, Lulo. Chi sarebbe Lulo? Non esiste. Ma cioè, non è Lulo? Esiste. Ma non è Lulo, ma no! Avete scelto il nome Lolo! Non Lollo, ma Lolo. Con un L, Lolo. Com'era Lola? Avete scelto Lolo. Ecco, da Lola a Lolo e finalmente abbiamo un nome! Sì, sì! Lolo! Che fai, Lolo? Vieni qua! Bi, 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 bi! Vieni, Lolo! Che contento! Avanti e indietro, avanti e indietro, vorrebbe andare dalle porcelline, ma in questo momento non li possiamo fare incontrare, perché no, perché in più lui ha ancora questa, tra virgolette, malattia che dobbiamo curare e la può trasmettere alle porcelline, quindi per ora nada ne nada, però poi magari appena guarirà il nostro piccolino faremo una reunion. Dove sei? Dove sei? Tutti insieme. Lolo, vieni qua. Lolo. Ciao, patato. Lolo, vieni da mamma. No, mi sta calcolando. Non mangiarlo. Lolo. Ma quanto è piccolino. No, facciamo una corsetta? No, quale corsetta, ragazzi? Quale corsetta? Io sono seduta a terra. Dove sei? Lolo. No, 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 no. Lolo, con chi vuoi stare? Con la mamma o col papà? Dove sei? Come col papà? Ma come col papà? Ma si ma fa. Ma se ne è andato? Certo, perché lui vuole stare da solo, vuole stare tranquillo e libero. Vero amore mio, che patatino! Ma guardate il sederino del nostro Lolito! Ma che carino! Ma che carino! Vabbè, io sono fissata con la sua codina che è veramente bellissima. Ehi, che carino! Bing, 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 bing. Che stai facendo? Vai, corriamo! Guardate il papà come è tutto gasato. Lolo! E già tipo Lolo è stanco. Dice no, ma che, corri tu, ma corri tu. Che patatino che è, un amore. Veramente abbiamo avuto la fortuna di trovare un coniglio così puccioso e bellissimo. Dove vai? E lui va. Lolo? 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 Lolo se ne va? Lolo se n'è andato? Lolo se ne va. Lolo se n'è andato e non ritorna più. Lolo! Ma... Ah! Eccolo! Eccolo qui, il nostro Lolo! Ehi, che patatino! Ma dove eri finito, Lolo? Ah, lui ha la fissazione di andare sempre davanti alla porta. Cioè, non capisco per quale motivo... Ma che fai? Io la mi stiro tutta così. E ti inquadro tutto così. Il nostro Lolo. E quindi niente, adesso lo lasciamo un altro pochettino a gironzolare per tutta casa, perché oggi è stressatissimo. E poi le daremo le goccine. Anzi, dobbiamo andare a comprare le goccine, che dovrà iniziare a prendere per una settimana. E niente, oh, che morbido, che morbido. Ecco, vedete a cosa mi riferivo, a queste. A queste qua. Amore, amore, ti prometto che ci prenderemo sempre cura di te. E finalmente avete scoperto il nome del nostro piccolo coniglietto Lolo. Finalmente,
E niente, mi raccomando, fateci sapere giù nei commenti se volete vedere attraverso i video l'evoluzione della storia del piccolo Lollo per quanto riguarda questa malattia o comunque questa cosa che gli ha trovato la veterinaria. Quindi volete altri video sul nostro Lollo? Scrivetelo giù nei commenti. E noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper puccioso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao unicorni. Ciao, io devo andare a prendere. Dov'è Lollo? Lollo. Lollo. Lollo.